Beppi Pillon, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, entriamo subito nel merito. Posto che non è stata allestita una rosa, diciamo così, per vincere, per primeggiare, come giudica la stagione del Pescara? Beh, un inizio era stato molto buono. La squadra giocava bene sotto i dettami di Zema. Poi purtroppo Zema ha avuto questo problema. Secondo me un po' la squadra l'ha risentito questo per la personalità, per quello che Zema poi propone, calcio offensivo sempre brillante, e poi le cose non sono andate bene, sinceramente purtroppo hanno pagato anche forse dell'ingenuità anche la gioventù della squadra. Bisogna resettare il passato e guardare il futuro, programmare bene e cercare di vincere questo benedetto campionato, perché Pescara non può stare in Serie C. Questo è poco ma sicuro. Ha usato il termine programmare, è un po' complicato a Pescara negli ultimi anni. Non solo a Pescara però, un po' in generale il calcio è difficile, però quando si fanno le cose per bene poi si hanno dei risultati. Tra gli allenatori comunque contattati dopo la sfortunata parentesi di Bucaro, anche Pillon, che ha declinato, ma insomma non avrebbe potuto essere diversamente la proposta. Contratto fino a giugno senza opzione, è stato questo il motivo? Sì, no, io sarei venuto perché a Pescara sono molto legato, però chiaramente venire per 2 mesi, insomma anche no, nel senso che se non fossi stato un allenatore che magari non ero conosciuto, potevo capire, mi vedevano lavorare, sapevano com'ero, cosa facevo. Ma essendo stato lì 1 anno e 4 mesi circa, sanno che tipo di allenatore sono, sanno come faccio io le cose, sanno come alleno, sanno la mia filosofia di gioco, sanno tutto. Se tu non ti fidi di me, mi fai un contratto di 1 anno e 2 mesi, insomma, mi sembrava insomma una cosa inopportuna, ecco, da fare. Perciò ho detto di no. C'è anche un pizzico di delusione per questo? Ma sì, perché insomma io credo che si potesse far bene, la squadra giovane può anche far bene, però ormai è andata così, pazienza. Ecco, a Pescara Pillon ha fatto subito breccia nel cuore della tifoseria. È vero, i risultati aiutano, ci mancherebbe, perché è arrivato in un momento delicatissimo, a 9 giornate dall'epilogo della stagione. Pescara rischiava i play-out, era molto vicino alla zona retrocessione, 11 punti salvezza, e poi l'anno successivo addirittura la semifinale play-off, quindi ad un soffio dalla promozione in Serie A. Ma perché ha fatto subito breccia Pillon nel cuore della tifoseria? Sono stati anche i risultati o c'è stato qualcos'altro? Penso anche qualcos'altro, nel senso, hanno apprezzato il lavoro, che mi sono basato molto sul lavoro più che sulle chiacchiere, perciò hanno apprezzato questa filosofia, questo modo mio di comportarmi. Anche nelle difficoltà ho sempre tenuto duro, anche quando sono stato, ho sempre cercato di fare il massimo per il Pescara. Quando sono arrivato ero in una situazione difficile, ci siamo salvati bene, secondo me avevamo anche una buonissima squadra quando sono subentrato, poi abbiamo portato avanti il lavoro, che avevamo fatto quei 4 mesi, l'abbiamo portato avanti poi l'anno successivo e i risultati sono arrivati, perché quel lavoro, secondo me, quando fai le cose per bene, si gestisce bene lo spogliatoio, si gestisce bene anche i dirigenti, allora le cose possono funzionare. Certo. Purtroppo mi è perso uno spareggio che col Verona, che ancora mi duole, perché insomma potevo aggiungere un quadro sopra, dove vedi potevo aggiungere un altro quadro, invece non l'ho aggiunto, manca quel quadro. Assolutamente, tra l'altro io ricordo che nella gara di andata il Pescara disputò, secondo me, una grandissima partita, avrebbe meritato di vincere, quindi è chiaro che a distanza di 5 anni c'è grande rammarico, no? È una ferita ancora aperta. Da quel momento in poi però è cominciato, questo è un dato oggettivo Pillon, il lento declino di questa società e di questa squadra. Sì, ho avuto delle annate difficili. E questo poi bisogna essere dentro per capire cosa è successo, come sono andate le cose, insomma è stato un vero peccato, perché Pescara e Serie B
è abituato anche alla Serie A, perciò vederlo adesso in Serie C duole a tutti i tifosi, a noi, a chi ha lavorato lì, insomma, mi spiace molto, però è inutile piangersi addosso, cercare di rimettere a posto le cose, di avere l'entusiasmo, di riportare l'entusiasmo che in questo momento non vedo a Pescara, non vedo unità di intenti, è per quello che mi fa un po' più paura. Quando non c'è unità di intenti tra società, pubblico, giocatori, allenatore, eccetera, poi le cose non funzionano, non vanno bene. Bisogna ricompattare tutto, ricominciare da zero, rimettere a posto le cose. Questo è che deve fare la società e il nuovo allenatore che arriverà. Ed è molto complicato, assolutamente, per quello che si sta vivendo a Pescara, per la situazione ambientale. Ecco, però tornando sempre a quella stagione, no? Un soffio della promozione in Serie A, succedeva anche 5 anni fa, no? A gennaio la società vende Macin, insomma, squadra direi depotenziata, no? Eppure ciò malgrado, quasi ad un passo, diciamo, dal miracolo. Per me sarebbe stato un miracolo quello, insomma, della promozione. Sì, beh, nessuno ci dava ragazzi di quella posizione di classifica, sinceramente, all'inizio del campionato nessuno, non ci guardavano neanche. La perdita delle Macin è stata una perdita importante, perché un giocatore di qualità e ci poteva dare qualcosina in più che magari in quel contesto di squadra magari valeva molto. Però io ho sempre accettato le situazioni, io ho capito l'esigenza anche della società, ma ho sempre guardato avanti a testa bassa e ho sempre lavorato. E lavorando poi le cose arrivano e sono arrivate. C'è stato purtroppo quella partita maledetta, perché come hai detto bene te, a Verona meritavamo di vincere la partita, avevamo giocato molto bene. Poi nell'ultima partita forse un po' l'ansia, un po' non eravamo tranquilli nel giocare, si vedeva che c'era l'ansia di portare a casa il risultato, e questo l'ha nociuto. Non è che io ho detto stiamo lì dietro, no, assolutamente no, perché non è la mia filosofia di gioco. Però Verona è un'ottima squadra, ci aveva messo lì, però avevamo avuto più noi qualche palla gol che loro, che magari avevano attaccato di più. Certo. Poi cioè, sempre in mente Bellini, gli ultimi, era il 93esimo, quella situazione davanti, esatto, alla porta, che è tirato alto a 4 metri dalla porta, lì veramente ti casca tutto addosso, insomma, è stata dura da digerire. Anche quando sono tornato a casa così, mi ci è voluto qualche mesetto per rimettermi a posto. Assolutamente, ricordiamo perfettamente quella partita, quel Verona che, insomma, sulla carta, no, era nettamente più forte come individualità. Insomma, io cito un nome su tutti, Zaccagni, che era quasi un illustre sconosciuto all'epoca, si mise in grande evidenza, adesso è in nazionale. Beh, la squadra del Verona era molto forte, insomma, non c'è niente da dire. Però noi avevamo tenuto testa bene. Sì, sì. Perciò la partita era aperta di 180 minuti, le due partite, perché sia lì che in casa poi si poteva fare risultato. Purtroppo il calcio, gli episodi poi ti condannano, è andata così. Veramente è una ferita aperta. Quanto le piacerebbe, no, rigiocarla quella partita, eh? Sì, mi piacerebbe molto rigiocarla, sì. Questo, diciamo, che è il bello e il brutto del calcio. Si parla tanto di programmazione, no? L'Atalanta è un modello sotto questo profilo. La vittoria dell'altro giorno non è stata davvero mai così costruita, una vittoria del genere. È proprio vero questo, no? Sono stati grandi, ma non solo quella partita. Ha vinto con Liverpool, ha vinto con Marsiglia, insomma, ha vinto con le squadre d'Europa più forti, ma non 3-0. Cioè, veramente dominando le partite, mettendole lì, un calcio veramente propositivo che ti pressa subito alti, senza problemi, e accettando anche l'uno contro uno dietro. Questo è il grande merito di Gasperini, che ha fatto un lavoro. Si vede un lavoro di quanti anni? 8 anni di Parigi. Sì, 8 anni. È un lavoro di 8 anni, ma si vede. Perciò, quando un allenatore si sente tranquillo, che ha la massima fiducia della società, si esprime al massimo e a volte può anche azzardare, tanto non succede niente. Infatti, lui veramente ha dimostrato di essere un allenatore di grande livello. È vero anche che l'Atalanta è un modello da almeno 30-40 anni a livello di settore giovanile, no?
Poi ci hanno messo anche tante altre idee. Io ricordo Mino Favini, Compianto Favini, grandissimo tale scout. Sì, sì, no, hai detto benissimo. Ho sempre avuto dei grandi settori giovanili, ha costruito sempre dal basso. Poi c'hanno degli osservatori bravi, perché certo, se tu porti a casa dei giocatori che sono sconosciuti e fanno quelle partite che fanno, che come l'ultima che hanno fatto, dici, sono stati bravi, bravi nella programmazione, ma soprattutto bravi anche nel vedere i giocatori, prendere i giocatori adatti al modo di giocare di Gasperini. Insomma, c'è un lavoro d'equipe. Ha ancora voglia di allenare Beppe Pillon? Sì, 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 no, quello certo, però se mi chiamano bene, se no ho pazienza. Sto a casa con i miei nipotini, con la mia famiglia, non c'è nessun problema. Però se mi chiamo qualcosa che mi piace, che vedo che insomma mi attrae, perché bisogna essere motivati quando sono sul posto. Io, se non sono motivato, non ci vado. Certo. Devo essere motivato, se sono le motivazioni giuste, perché chissà. A parte che lei ha cominciato, se non vado errato, Pillon, perché sono andato un po' a studiare dalla promozione, no? Quindi dal basso. Sì, sono partito dal Savarosa in promozione, poi sono andato al Bassano in Serie D. E poi il triennio, di Treviso, che è stato fantastico. Sono andato a Treviso, ho vinto tre campionati, uno dietro l'altro, e siamo andati in Serie B. E poi da lì ho cominciato a girovagare cioè in Italia, insomma, ecco, il risultato forse più importante è quello del Chievo, dove siamo arrivati a fare la Champions League, nei preliminari di Champions 2005-2006. Sì. Però insomma anche i cinque campionati che ho vinto non è male, insomma. No. Ho avuto anche le mie sfortune, anche le mie cose che non sono andate bene. Però insomma, però è stato un percorso molto, molto positivo. Mi pare che lei ha allenato 23-24 squadre. Sì, ci sono stati dei ritorni. Treviso, quando poi tra l'altro lo ha portato in Serie A nel 2005, no? Il Padova, sì, stessa cosa, un club che ha allenato più volte. Però 24-25 squadre sono un'enormità. Sono tante, sì. Ma ho avuto la fortuna che mi hanno sempre chiamato, insomma, non è che anche quest'anno qualche squadra mi ha chiamato. Ma di questo ne vado orgoglioso, nel senso che non ho mai avuto nessun aiuto da nessuno. E poi a Pescara lo sanno bene che io non ho il procuratore, il presidente lo sa che io non ho nessuno dietro le spalle. Certo, certo. Perciò, cioè, se non fosse stato per Repetto, probabilmente a Pescara non sarebbe mai arrivato. È stato Giorgio, sì, che mi ha chiamato, e lui che ha avuto subito fiducia in me. Devo ringraziarlo per questo, perché mi ha dato la possibilità di allenare una grande squadra come il Pescara, e dell'aiuto che mi ha dato durante quell'anno e mezzo, un anno e quattro mesi. Lui è sempre stato vicino a me, sia nei momenti buoni che negativi. Momenti negativi nella parentesi pescarese pochissimi ce ne sono stati. Sì, pochi, sì, sì, però anche lì c'è sempre qualche momento che magari quando perdi qualche partito, oppure quando c'è qualche polemica di troppo, insomma, lui era sempre sereno e mi dava tanta serenità anche a me. Eravamo amici, certo. Giovedì sera andavamo sempre a mangiare assieme, io, lui e lo staff. Insomma, era quasi un rito scaramantico. Sì, conoscendo sì, Giorgio, vero. Insomma. Ma quando tornerà a Pescara, almeno per una visita? Sicuramente ci tornerò, perché Pescara ci sono stato molto bene e ci tornerò molto volentieri, insomma, sicuramente. A meno che quel cellulare non squilli per un altro motivo, perché ci può stare tutto nella vita. Mai dire mai, si dice, no? Va bene, grazie Beppi, gentilissimo, grazie come sempre, grazie ancora. Grazie a te, saluto tutti i tifosi, grazie mille.